It's like we're on the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them back. I'm sorry that I let you down. Let you down. Un grande appuntamento dedicato alla musica, ma con uno spirito anche costruttivo e soprattutto volto al rispetto dell'ambiente. Sono oltre 2000 i giovani da tutta Italia che sono venuti in Salento per questa edizione 2018 di un festival volto non soltanto allo stare insieme, alla valorizzazione del territorio e della musica, ma anche al fare formazione e coscienza del territorio attraverso, grazie anche alla collaborazione con Lega Ambiente, al rispetto stesso del territorio, educare e pulire il territorio insieme, anche dopo una serata splendida d'estate come questa. Internazionale, che stiamo portando appunto in giro per l'Italia, dove vogliamo che le persone vivano il mood di Corona e lo vivano a 360 gradi, quindi dalla parte musicale, la parte dei workshop, fino a tutta la parte sostenibile del progetto. Paradiso terrestre, eppure tante volte, magari dopo una domenica, un sabato, una giornata magari spesa sugli scogli, sono tanti i resti, i rifiuti, i bicchieri, le lattine, i piatti, le cannucce che poi restano veramente anni e anni prima di deperirsi in mare. Voi in questo senso avete scelto, oltre che di ripulire questo posto, che in questo momento è davvero pulito, anche una soluzione interna per tutto voi staff. Quale? Esattamente. Oltre ad avere chiaramente non utilizzo di plastica, che non sia plastica che ricicliamo, quindi bicchieri che possono essere rilavati, tutto quello che utilizziamo è o di carta o plastic free. E anche durante tutta la preparazione del festival, quindi nei giorni precedenti, dura vari giorni, quindi. Sì, perché abbiamo iniziato circa 4 giorni fa, tutto lo staff, che quindi era addetto ai lavori, alla sicurezza, eccetera, invece di utilizzare bottigliette di plastica, di acqua per riuscire a sopportare il caldo, aveva chiaramente una borraccia che poteva riempire durante la giornata, proprio perché anche un piccolo il prima gesto. E non solo il durante, è un piccolo gesto, ma è essere chiaramente coerenti con quella che è la filosofia dell'azienda. Parte da giovani e giovanissimi, si spiega anche con la coscienza per una sostenibilità ambientale e una educazione all'ambiente pulito. Come mai? Perché? I giovani sono un target importantissimo nella nostra comunicazione. E far conoscere a loro qual è oggi lo stato delle nostre coste, cosa ci troviamo, da quali comportamenti ciò deriva, è molto importante per noi. Lo spot in cui si realizza tutto questo evento è un parco regionale che noi ormai da anni, in cui abbiamo attività stabili col comune in convenzione, quindi c'è quasi di obbligo intervenire per portare coscienza ambientale in un evento che ha nella natura il suo contesto ideale. Coscienza ambientale che può essere valorizzata, spinta, rafforzata e stimolata grazie anche alle imprese, alle aziende, al marketing di queste ultime e a grandi appuntamenti anche musicali che raccolgono migliaia di persone come queste. È un punto di partenza. Raggiungere tutti è una finalità importante della comunicazione ambientale. I grandi contesti ovviamente danno un contatto più ampio, più diffuso, più sistematico.
uno di questi oggetti o quelli più comuni per deperirsi? Allora, andiamo dall'ordine dei pochi mesi fino al... Diciamo degli esempi. Beh, questo contenitore in plastica necessiterà di 1000 anni per essere smaltito. 1000 anni? 1000 anni. Perché hanno uno spessore particolare e non si ossidano facilmente. Anche le semplici retine, qui siamo nell'ordine dei secoli. Che cosa prova lei quando entrando nell'acqua vede o trova un bicchiere? Prima cosa, da italiana, quando accade in Italia, ma anche quando accade all'estero, mi viene una rabbia. E penso che sia molto importante riuscire a educare chiunque sul peccato e rovinare una bellezza come questa, e soprattutto il fatto che una cannuccia non ci mette pochi mesi a riferire, ma educarli sul fatto che ci vogliono anni. Bottiglie, da anche un semplice mozzicone di sigaretta può danneggiare una tartaruga bloccandogli il via respiratore. Quindi è una cosa molto triste e molto importante da non sottovalutare per niente. Anche una semplice fumata. Abitando vicino al mare, ogni carta buttata, il 90% è quella carta finirà in acqua. E ai turisti che magari vengono qui incautamente, con o senza coscienza, che fanno, che diresti loro? I turisti bisogna fargli capire che sono più che altro ospiti molte volte, e quindi devono trattare bene l'ambiente. Soprattutto se gli piace e vengono anno per anno, devono capire che se gli piace questo ambiente devono mantenerlo così come sta e collaborare. Tanto i cestini ci sono. Vergogna per chi fa ancora questi gesti, o comunque per chi non ha rispetto di quello che abbiamo. Perché siamo nel 2018, quindi dopo tante lotte, non dovremmo arrivare a questo punto. Lo sai che un rifiuto di plastica può durare sino a 1000 anni prima di deperire in mare? Non lo sapevo, però grazie per avermelo detto. In ogni caso sono d'accordo sul prendere il rifiuto e portarlo via, insomma buttarlo negli appositi contenitori, quindi dovremmo prenderci cura del nostro territorio, questo sì, è sicuramente. Ma se vedi qualcuno che invece abbandona un rifiuto di plastica, che cosa fai? Lo dici o no? Mi è capitato di farlo, sì. Basterebbe proprio anche insegnarlo dalle scuole, o semplicemente partire anche da un genitore e dire, sgridare il bambino già da piccolo nel momento in cui butta un rifiuto in un luogo in cui non è insomma permesso, non permesso, più adatto, ecco. Anche un'iniziativa di musica, certo. Di insieme, di formazione. Certo, sicuramente. In un posto, magari in un concerto, in qualsiasi cosa, anche 2 minuti spesi per educare, ecco. Quindi una buona bibita, anche una buona birra, è ancora più buona se poi il bicchiere lo si prende e lo si getta nell'apposito rifiuto. Eh sì, buona in tutti i sensi.